No, dicevo, sì, siamo quasi in chiusura, ma prima dei saluti abbiamo ancora un'ultimissima domanda, vero Gianni? Sì, la domanda da parte di Michele di Cesena dice: quale sport oltre al calcio ti piace? Dice basket, se sì, quale Basket. squadra tifi? Basket però, cioè non che tifo una squadra, però basket da piccolo è stato il mio sport preferito perché ho ballato da calcio e basket. Ecco. Però sono troppo piccolo per fare basket. Beh, insomma, quanto sei alto? 1,80. 1,80, 1,80, beh, 1,80. sei alto. Va bene, no, siccome abbiamo scoperto ad esempio che Fulignati ama molto invece il tennis e gioca anche a tennis, adesso abbiamo scoperto insomma un altro sport che Tomas predilige. Dunque, io direi di chiudere con una dedica insomma, a tutti i tifosi, perché si sono dimostrati meravigliosi, Certo, bravissimi, hanno certo. sostenuto la squadra davvero in maniera spettacolare e quindi anche da parte di Tomas, insomma, un saluto a tutti gli amici che sono in sintonia, che hanno seguito questa terza puntata di Dai Burdel, ma anche tutti gli amici che si sgolano e urlano tutti sul campo. Certo, e tutti i saluti a tifosi del Cesena Calcio dai Burdel. Bravo, bellissimo, l'hai detto bene a differenza di noi. E grazie per questa puntata a Sara Galligani e Michele Ceredi, Ufficio Stampa Cesena Calcio, Gianluca Rossi, Comunicazione Digitale, per la redazione Radio Gamma Valentino Berti e Gianluca Galimberti, post produzione Andrea Garavini, grazie a Luca Alberto Montanari del Corriere Romagna e grazie al nostro ospite in studio, Tomas Kupiš. Grazie a voi. Ciao, a presto, ci vediamo in campo. Ciao.